Here we go for our video talks of the day. Yes, non so se qualcuno ha visto il video talks di ieri o ha letto il mio commento tramite il mio account principale, però, che è lì che faccio i commenti più estesi, che è ovviamente il canale principale da sia Nicolai, Savriogin, Sekeyboard 1. Comunque, ieri ho detto che, diciamo, oggi, l'avevo accennato, ieri avevo accennato un film cui abbiamo celebrato l'anniversario di uscita il 5 giugno 98 e il 1 giugno ci fu la premiere, però entrambe queste date sempre negli USA, negli States. E ho detto che non, diciamo, non l'avrei citato ieri perché in qualche modo ho dato la precedenza prima a un altro pezzo. Praticamente ho interpretato tre pezzi da questo tre film, cioè tre pezzi da questo film alla tastiera e forse anche un quarto che però forse carico più la settimana prossima, credo. Però appunto non l'ho citato, ho detto meglio parlarne domani, cioè oggi, perché ho dato la precedenza a un pezzo di Bach che è un pezzo che già dovevo caricare diverse settimane fa, ma anche qui per dare la precedenza a altri pezzi che ho caricato e altri video queste settimane, questo pezzo di Bach praticamente l'ho caricato solo domani, dopo 3-4 settimane mi sembra. Si trattava della settima parte, in questo caso del mio tributo a Bach, grande compositore tedesco, per i suoi 337 anni, cioè ebbe compiuti lo scorso 21 marzo e fosse stato ancora vivo. Ma come sapete meglio di me, quando un artista muore, diventa comunque immortale tramite le opere che ha lasciato, certamente anche questo è il caso di Bach. E quindi questo pezzo di ieri, la settima parte di questo mio tributo, era il preludio alla sonata per violoncello in sol maggiore, BWV 1007. Io credo seguiranno altri due pezzi dedicati a lui a conclusione di questo tributo, grande, piccolo, grande, perché dico piccolo, forse non sono dei pezzi straordinariamente difficili da imparare, anche se dipende, eh. E poi grande, piccolo, grande, perché comunque per me sono, per il significato che hanno per me, sono dei grandi pezzi. Questo dico piccolo, grande tributo. Ad ogni modo, comunque andate a rileggere la descrizione del video, o comunque andarvi a vedere il video di ieri, perché ho detto qualche altra cosa in più. Anche di un film ho parlato in cui c'è questo pezzo, eccetera. Comunque sì, ho il video tozzo di ieri, ho la descrizione del video per più informazioni dettagliate a livello tecnico, anche sulle parti precedenti del tributo, se qualcuno volesse mandare a rivedere, c'è scritto tutto lì. Ma appunto veniamo finalmente a questo film che è, udite, udite, il film è The Truman Show di Peter Weir, che tra l'altro ho anche citato ieri. Perché il film da cui è tratto, cioè, si ascolta il pezzo di Bach, forse anche in altri film, ma almeno io quello dove l'ho sentito per la prima volta, è Master e Commander, appunto su cui ho detto anche alcune cose ieri. Andatevi a rivedere un po' il video. Master e Commander, film del 2004, di Peter Weir, che è lo stesso regista di The Truman Show, che è lo stesso regista anche L'attimo fuggente, che è lo stesso regista anche di Picnic at Hanging Rock. Altro grande film, se non erro, sicuro degli anni 70, non ricordo con precisione l'anno, però altro grande film che consiglio a quei pochi non l'avessero mai visto, un film molto surreale, anche lì con una colonna sonora straordinaria, il tema principale, sento, dominante di tutto il film, un pezzo di George Zemphir, grande compositore che ricordo soprattutto per Kill Bill con The Lonely Shepherd. Bellissimo pezzo, e poi anche un altro pezzo che si chiama il tema L'Ascent Theme, che pure interpreterò quando mi devo informare sull'anniversario di uscita di questo film, ma prima o poi pure lo interpreterò. Sì, e sì, e diciamo che il film in realtà l'ho visto per la prima volta al liceo. Me lo fece scoprire il mio professore di filosofia e storia del liceo. Tra l'altro, andate a rivedere il video dedicato a lui. È il 29 marzo, mi sembra lo fece, lo carica il 30, non mi ricordo. Comunque, perché il 29 marzo è stato il suo 62esimo compleanno. Il grandissimo, messo il cappuccio, Massimo Cappuccio. E in quel video pensiero dissi varie cose su di lui, tra cui. Un video mi pare un po' lungo, più di 20, più un quarto d'ora mi pare, poco più un quarto d'ora comunque, sì, video in cui poi citai anche questa cosa, il fatto che lui, tra le varie cose che alternative rispetto ad altri professori, ci faceva vedere spesso dei film in laboratorio,
film a carattere sia, diciamo, storico che filosofico. E in tal caso, appunto, citai anche The Truman Show, perché lui, appunto, grazie a lui l'ho visto per la prima volta, ci fece vedere proprio anche The Truman Show, in relazione alla filosofia in questo caso, col tema poi di vari temi, che ovviamente il film tratta vari temi, cioè anche se uno non lo vuole guardare dal punto di vista, valutare, analizzare dal punto di vista filosofico, ovviamente il film è ricco di spunti. Però chiaramente invece per quanto mi riguarda anche grazie a lui, anche al suo occhio, il professore, diciamo, certamente è un film prima di tutto filosofico, ma ovviamente ci sarebbe tanto da dire, io poiché devo parlare insomma, di pezzi tastiera che ho caricato, quindi che divago troppo e dico troppo, non sono l'unico ovviamente a analizzare il film, tanti altri critici prima di me, tra altre persone prima di me, però io dico solo che il film, non so se grazie al professore, ma anche dopo, perché l'ho visto ovviamente anche altre volte dopo, il film per me poi di fatto ha assunto un'importanza capitale, credo appunto sia uno dei film più importanti che abbia mai visto, oltre che belli in effetti è anche una poesia, è effettivamente una vera e propria poesia. E la colonna sonora di Philip Glass, ma anche di Wojciech Kilar, anche un altro compositore, in questo momento mi sfugge, è veramente straordinaria, veramente straordinaria. Comunque in generale il film, ovviamente questo rifacimento anche al Grande Fratello, sapete il romanzo, il libro prima di tutto, che è stato scritto da diversi anni fa di George Orwell, La fattoria degli animali, c'è appunto un esplicito riferimento, espliciti riferimenti, ma fa tutto è una profezia questo film rispetto a quello che poi sarebbe avvenuto praticamente in questi anni, no? Con l'ossessivo controllo che questo film diciamo, mette in evidenza molto bene, generano i social, il fatto che siamo continuamente osservati, e la causa siamo anche noi stessi, che in qualche modo appunto facciamo di tutto per essere osservati, e in un certo senso io non nascondo che anch'io penso che col guardate report, soprattutto non dico tanto la tastiera perché è un altro tipo di discorso secondo me, però col guardate report in qualche modo sono andato a finire anch'io in quello che io definisco anche io il mio The Truman Show. In fondo tutti facciamo un po' The Truman Show, anche il Mr. Lynch col suo theater. Certo, in quel caso tutta la giornata, diciamo, fondamentalmente Truman viene osservato, quindi lo show che si guarda la mattina e la sera. Mentre nel caso di Mr. Lynch, solo praticamente quel determinato orario in cui mette i suoi due video principali, in fondo quello dei numeri e il Weather Report, anche nel mio caso, poter dire perché in fondo anche qui comunque io metto il Weather Report, poi vabbè sì, parlo dei pensieri del giorno, però non è che parlo proprio anche dei miei fatti privati, vi mostro la telecamera tutto il giorno che vado in bagno, queste cose qui, cosa che invece vediamo in The Truman Show.